Era l'autunno del 1999 e mi trovavo in Kosovo con il compito di stabilizzare la regione dopo la guerra. Ero un sottufficiale e quella era la mia terza missione all'estero. La mia decisione di entrare nell'esercito era nata da un'esperienza traumatica che avevo vissuto da bambino. Avevo assistito impotente al salvataggio di alcuni escursionisti da parte di un elicottero dell'esercito durante una tempesta in montagna. Quell'atto di coraggio e abilità aveva acceso in me il desiderio di diventare anch'io un salvatore, un protettore. Prima di arrivare in Kosovo, avevo servito in Libano e in Somalia, dove avevo acquisito una certa dimestichezza con le situazioni di crisi, ma nulla mi aveva preparato a quello che avrei vissuto in quella fredda sera di novembre. La nostra squadra era stata situata vicino a Mitrovica, una città divisa e tesa, simbolo delle sfide che stavamo affrontando nel tentativo di mantenere la pace. La mia unità era composta da uomini solidi, la maggior parte dei quali aveva esperienze di combattimento. Avevamo sviluppato un legame stretto, forgiato dalle difficoltà e dai pericoli condivisi. Quella sera, una delle nostre pattuglie, a bordo di un Lince, un veicolo militare protetto ad alta mobilità, era stata inviata per una ricognizione di routine nei pressi di una fabbrica abbandonata. Un luogo che in passato aveva visto scontri fra fazioni rivali. Il tramonto era ormai calato e l'oscurità si estendeva veloce sulla terra. Le comunicazioni radio con la pattuglia erano regolari, fino a quando, improvvisamente, cessarono. I tentativi di ristabilire il contatto fallirono e una sorda preoccupazione iniziò a serpeggiare tra di noi. Senza esitazione, organizzai un gruppo di soccorso. La tensione era palpabile mentre ci avvicinavamo al luogo dell'ultimo contatto radio. Il silenzio della notte era interrotto solo dal rombo dei nostri veicoli. Arrivati in prossimità della fabbrica, la scena che si aprì davanti ai nostri occhi fu sconcertante. Il Lince era lì, danneggiato, evidenza di un agguato. Non c'erano tracce dei miei uomini, solo il silenzio opprimente e l'oscurità che sembrava inghiottire ogni speranza. Con le torce puntate nel buio, ci dividemmo per setacciare la zona. La ricerca si trasformò in una corsa contro il tempo. Dopo ore di angoscia, ritrovammo 3 dei 4 membri della pattuglia. Erano scossi, feriti, ma vivi. Ogni minuto senza notizie del quarto uomo, però, pesava come un macigno sul nostro morale. Il buio e il freddo penetravano nel bosco kosovaro, accentuavano la nostra ansia. Continuavamo a cercare, chiamando il suo nome, sperando in una risposta che non arrivava. La notte in quella terra straniera non era mai stata così opprimente. Man mano che le ore passavano, l'atmosfera tra di noi si faceva sempre più tesa. La stanchezza fisica si sommava alla preoccupazione per il nostro compagno scomparso. Decidemmo di accamparci in una zona ritenuta sicura, a poca distanza dalla fabbrica abbandonata. Le guardie vennero disposte a turni, ma nessuno di noi riuscì davvero a riposare. Passammo tutto il tempo a capire cosa potesse essere accaduto, sperando che si trovasse al riparo, in qualche modo al sicuro. Il fuoco che avevamo acceso offriva un po' di conforto contro il freddo. Parlavamo a bassa voce delle nostre famiglie, dei nostri amici, di ciò che avremmo voluto fare una volta tornati a casa. Era un modo per cercare di tenere a bada la paura e l'incertezza, ma sotto sotto ciascuno di noi si sentiva impotente. Non appena arrivò l'alba, riprendemmo le ricerche. La luce del giorno ci aiutava. Dividemmo l'aria in settori, comunicando via radio, esplorando ogni anfratto, ogni possibile nascondiglio. Ogni ritrovamento, ogni traccia di indizi, veniva seguito con il fiato sospeso, solo per essere poi accantonato, un'ulteriore prova della sua apparente sparizione. 2 giorni dopo, al limite di un bosco vicino, lo trovammo. Era rannicchiato vicino ad una cavità naturale, tremante, gli occhi spalancati dal terrore, visibilmente confuso e disidratato. La sua mente aveva ceduto sotto il peso dello shock di combattimento. Aveva vagato senza meta. Ciò che mi raccontò in quelle prime ore
mentre cercavamo di portarlo in salvo, mi ha colpito profondamente. Era lì, capo, cominciò a dire. Quella cosa mi seguiva. La sua febbre era alta e le sue parole erano intervallate da brividi. Non era umana. Era come un'ombra, ma con occhi che bruciavano. I suoi deliri erano intervallati da momenti di lucidità ghiacciante, in cui descriveva la creatura con dettagli vividi e terrificanti. Gli altri uomini erano scettici all'inizio, pensando fosse solo frutto della febbre e dello stress. Ma vederlo in quello stato, sentire il terrore della sua voce, ci ha fatto riflettere. Tutti abbiamo visto cose difficili da spiegare al fronte, ma nulla come ciò che egli credeva di aver vissuto. Il giorno dello scontro, quando i ribelli attaccarono la nostra pattuglia, è stato un inferno. La polvere, il rumore, il caos. E poi avevamo perso uno dei nostri uomini. Tutti pensavamo fosse stato catturato o peggio, ma quando ci ha raccontato di essere scappato, perso nel bosco mentre quella creatura lo inseguiva, ho capito che quello che aveva vissuto era un inferno diverso. Non mi crederete, ma aveva degli artigli, continuava a dire. E mi parlava, senza parole, ma sentivo nella testa che voleva dirmi qualcosa, in una lingua strana, aggiunse. Inizialmente pensavo che la paura e l'isolamento potessero aver giocato brutti scherzi alla sua mente. Ma vedere un soldato così provato, così convinto delle sue visioni, mi ha fatto interrogare su quanto poco sappiamo di cosa può fare la paura alla psiche umana. Razionalmente, sapevamo che doveva trattarsi di allucinazioni, sicuramente provocati dagli scontri a fuoco dei giorni prima. Questo evento rimase con noi per il resto della missione, un costante promemoria delle invisibili cicatrici lasciate dalla guerra. Non era solo il pericolo fisico a minacciarci, ma anche quello psicologico, capace di trasformare la mente umana in un campo di battaglia altrettanto letale. La guerra ci porta a confrontarci con il peggio dell'umanità, ma a volte il vero nemico è dentro di noi, nelle profondità oscure della nostra psiche. Fin da piccolo sono sempre stato affascinato dal concetto di eroismo. Crescere in una famiglia dove il valore del sacrificio e della disciplina era tenuto in alta considerazione ha sicuramente inciso sulle mie scelte future. Mio nonno, un veterano della Seconda Guerra Mondiale, raccontava storie di coraggio e di battaglie, che sebbene permeate da un senso di tragedia, brillavano di un'aura di nobiltà che solo chi ha rischiato la vita per il proprio paese può comprendere. Le sue parole erano sempre accompagnate da un'espressione mista di orgoglio e malinconia, un contrasto che mi ha profondamente colpito e influenzato. La decisione di intraprendere la carriera militare non è arrivata all'improvviso. Dopo aver terminato gli studi superiori, ho valutato diverse strade, ma nessuna sembrava offrirmi lo stesso senso di scopo che sentivo ascoltando le storie di mio nonno. Così, spinto da una profonda voglia di servire e proteggere, ho scelto di unirmi all'esercito. Non era solo una questione di seguire le orme familiari, ma un vero e proprio desiderio di contribuire, a mio modo, per aiutare il prossimo. Durante gli anni di servizio ho partecipato a diverse missioni, alcune più pericolose di altre, ma tutte hanno contribuito a forgiare il mio carattere e a insegnarmi il valore della vita umana. Ho conosciuto persone straordinarie, molte delle quali sono diventate come una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti di gioia, di paura e abbiamo affrontato situazioni che hanno messo alla prova il nostro coraggio e la nostra integrità.
La storia che sto per raccontarvi, però, si discosta dalle solite narrazioni di eroismo e coraggio. È un evento che ha segnato profondamente la mia esistenza, ricordandomi che nonostante l'addestramento e la preparazione, siamo sempre vulnerabili di fronte agli imprevisti della vita. Era un pomeriggio uggioso, tipico della stagione invernale, quando la nostra unità ricevette l'ordine di spostarsi verso una zona rurale per una missione di ricognizione. Il compito sembrava abbastanza routinario. Dovevamo verificare la presenza di attività sospette in un'area recentemente segnalata per movimenti di ribelli. Nonostante la tensione che accompagna sempre queste operazioni, mi sentivo relativamente tranquillo. L'addestramento e l'esperienza sul campo mi avevano insegnato a mantenere la calma e a concentrarmi sul compito da svolgere. La nostra squadra si mosse rapidamente, mantenendo le formazioni apprese durante gli innumerevoli esercizi praticati. La comunicazione era costante. Ogni movimento era coordinato per minimizzare i rischi. Tuttavia, nulla poteva prepararci a ciò che avremmo incontrato. Giunti nella zona di interesse, iniziammo la ricognizione, spostandoci con cautela tra le abitazioni semideserte del villaggio. La sensazione di abbandono era palpabile, le strade vuote e il silenzio quasi assordante. Fu proprio questo silenzio a mettermi in allarme. In queste situazioni, l'assenza di vita quotidiana è spesso un cattivo presagio. La tensione crebbe quando, senza preavviso, ci trovammo sotto il fuoco nemico. Le esplosioni improvvisamente riempirono l'aria e il caos si impadronì della situazione. In quegli istanti, il tempo sembrò rallentare. Ogni decisione diventava cruciale. Ci ritrovammo a dover cercare riparo dietro le mura crivellate di proiettili delle abitazioni, rispondendo al fuoco e cercando disperatamente di capire da dove provenisse l'attacco. Durante l'assalto, mentre cercavo riparo insieme ai miei compagni, mi trovai separato dal resto della squadra. Una raffica di colpi mi costrinse ad entrare precipitosamente in una delle abitazioni semidistrutte. Il cuore batteva all'impazzata e la polvere sollevata dalle esplosioni riempiva l'aria, rendendo difficile respirare e vedere. Fu all'interno di quella casa che la mia storia prese una piega inaspettata. Mentre avanzavo cautamente, arma in pugno, pronta a rispondere a qualsiasi minaccia, sentii dei sussurri provenire da una stanza semioclusa, da un ammasso di detriti. Mi avvicinai lentamente, cercando di non farmi sentire, e quello che vidi mi colpì profondamente. Una famiglia, costituita da un uomo, una donna e due bambini piccoli, era accucciata in un angolo della stanza. I loro occhi grandi e spaventati erano fissi su di me, un estraneo armato. In quel breve istante il tempo sembrò fermarsi. L'uomo, con un gesto coraggioso, si alzò in piedi e avanzò verso di me, con le mani alzate in segno di pace. «Per favore», sussurrò. «Proteggici. Siamo stati presi in ostaggio da quei ribelli, perché rifiutavamo di aderire alle loro credenze». In quel momento sentii un misto di incredulità e stupore. Uno dei due bambini mi guardava con occhi innocenti, ma profondi. Mi fissava come se potesse vedere l'anima di chi gli stava di fronte. Non so se fosse la tensione del momento o qualcosa di più profondo, ma sentii un'emozione indescrivibile. Senza esitare, presi una decisione. «Starete al sicuro con me», dissi con fermezza. «Vi porterò fuori da qui». Utilizzando segnali concordanti, chiamai il resto della mia squadra, comunicando la mia posizione e la necessità di evacuare i civili. Mentre attendevamo l'arrivo del supporto, mi guardai intorno, osservando quel rifugio improvvisato
che aveva ospitato la famiglia. C'erano segni di vita quotidiana, interrotta bruscamente. Giocattoli sparsi, vestiti piegati con cura, una foto di famiglia che sorrideva, nonostante il caos fuori dalle loro mura. In quel momento, realizzai quanto fosse fragile la nostra esistenza, come un filo sottile che poteva spezzarsi in qualsiasi momento. Quando finalmente arrivammo in un'area sicura, la famiglia mi ringraziò con abbracci e parole che non avevano bisogno di traduzione. Il bambino, con uno sguardo che sembrava vedere oltre il visibile, mi toccò la mano e disse qualcosa che nella sua lingua non capì. L'uomo mi tradusse. Dice che vede in te un grande coraggio, ma anche una grande tristezza. Ti dice di non perdere mai la speranza. Quell'incontro avvolto da un velo di misticismo e umanità rimarrà per sempre impresso nella mia memoria. Mi ha insegnato che anche nei momenti più bui ci può essere luce, speranza e forse un pizzico di magia. La paura in quelle circostanze è un peso che si porta sulle spalle e che si cerca di gestire per non farsi sopraffare. Eppure, nonostante la paura, c'è anche un forte senso di solidarietà che emerge. È in questi momenti che si comprende il vero significato del sacrificio, della protezione reciproca e dell'essere pronti a dare la vita. La battaglia sembra durare un'eternità, ma in realtà furono solo pochi minuti prima che riuscissimo a sopraffare i nostri assalitori. Il bilancio fu pesante. Alcuni dei miei compagni riportarono ferite gravi e il villaggio che avevamo cercato di proteggere era ormai un cumulo di macerie. L'esperienza mi lasciò un senso di vuoto. Mi ha insegnato che il lavoro che svolgo è fondamentale e che in guerra, a rimetterci maggiormente, sono gli innocenti. Ti scrivo dalla provincia di Cagliari per raccontarti l'esperienza vissuta da mio padre tempo fa. Comincio dicendoti che era esattamente il 1977 e una sera di quell'anno mio padre, che all'epoca era un giovane militare di appena 23 anni, oggi in pensione, stava rientrando dal servizio 19 l'una. Non essendoci traffico, intorno all'una e mezza, massimo le 2:15 del mattino, era già a casa. Lui crede fosse ottobre-novembre perché faceva freddo. Infatti indossava la divisa invernale. Arrivato con la sua 500 beige in prossimità della stradina stretta del centro storico dove all'epoca abitavamo, vide alla fine della strada, proprio in mezzo all'incrocio, quello che sembrava essere un animale molto grande, nero, con gli occhi rossi e guardava proprio verso la sua direzione. All'inizio, data l'inusuale stazza per un cane, pensò fosse un mulo che a quei tempi nel nostro paese, ora diventato città, alcuni abitanti usavano per lavorare ai campi o come veri e propri mezzi di trasporto. Ma azionando gli abbaglianti e guardando meglio, si accorse che in realtà era un grosso cane, dallo sguardo languido e dall'atteggiamento non ostile. Aveva le orecchie a punta, il pelo corto e se ne stava immobile. Sembrava uno di quei cani da pascolo, tipo un alano, solo che questo era molto, molto più grande, dall'altezza stimata da mio padre di almeno 1,60 m al garrese, quindi in pratica era alto quasi quanto lui. Arrivato di fronte al cancello della nostra casa, che era distante dal cane circa 5 metri, mio papà lasciò l'auto in moto, in folle, e col freno a mano tirato, pensando che l'animale, vedendolo, si sarebbe spaventato e di conseguenza allontanato. Uscì dal mezzo, mettendo una mano sulla fondina, pronto, eventualmente, ce ne fosse stato il bisogno, ad una reazione armata.
Il cane, invece, rimase completamente immobile. Mio padre, in quella situazione irreale, sempre in allerta, decise di aprire comunque il cancello e fare la manovra a marcia indietro per parcheggiare l'auto all'interno del cortile di casa. Preoccupato dal fatto che il cane potesse entrare, si affrettò a richiuderlo. Ma prima di farlo si accertò che l'animale fosse andato via e proprio in quell'istante lo vide scappare in direzione della strada perpendicolare alla nostra. A quel punto mio padre, incuriosito, corse per circa 5 metri, ovvero la distanza che lo separava da quella cosa, per capire dove stesse andando, ma non fece in tempo a vederlo, nonostante la breve distanza che lo separava da lui. Pensando quindi che l'unico modo per essersi volatilizzato così in fretta fosse l'entrata nel piccolo vicoletto lì vicino sulla sinistra, a circa una decina di metri da casa nostra, lo imboccò e con stupore constatò che l'animale non c'era. Mio padre è sempre stato un uomo molto razionale, a causa del suo mestiere e dell'addestramento militare, quindi rimase sbigottito da quell'episodio. Se il cane avesse continuato la corsa, lui lo avrebbe dovuto vedere in quanto la strada è molto lunga, dritta, pianeggiante e senza alcun punto dove avrebbe potuto infilarsi. E invece sparì nel nulla. Quando rientrò a casa lo raccontò a mia madre, la quale, ascoltando la vicenda, ne rimase a sua volta attonita e spaventata. A distanza di anni, circa negli anni 2000, mio padre, leggendo il quotidiano regionale, trovò un articolo in una delle rubriche dedicate ad eventi misteriosi accaduti nelle varie città. Un trafiletto, dove si raccontava di un uomo che in alcuni periodi dell'anno spariva dalla circolazione e in concomitanza decine di segnalazioni sull'avvistamento di un cane nero che corrispondeva alle stesse caratteristiche di quelle fornite dal racconto di mio padre. Ancora oggi lui non sa dare una spiegazione a quell'avvenimento, ma lo ricorda benissimo e rimane tutt'oggi indelebile nella sua mente.